Unicorni, benvenuti in questo nuovo video. Lo so, faccio sempre più spesso questo intro. Prima che inizio il video, scusate, volevo dirvi una cosa. Ecco, all'inizio il mio nuovo intro era Brick, ma qualche volta ve lo assicuro che lo farò. Comunque, oggi sono qui per rispondere ad una domanda che mi viene sempre chiesta dai miei vicini di casa quando li racconto. Sono anche qui per raccontarvi la mia esperienza all'elementare. Insomma, non è stata molto bella. Comunque, diciamo, come avete già letto dal titolo, comunque vi dico di sì, ho subito bullismo. Ho subito veramente bullismo, cioè nel senso che da prima alla quinta elementare, no, quasi alla quarta, credo, quarta. Sì, quarta e alla fine della quinta non l'ho più vissuta. Comunque sono molto contenta di fare questo video, anche perché vi devo dei consigli che nel frattempo ho imparato. Allora, prima cosa, la prima elementare già, quando mi presentai in classe, già mi presero già tipo in giro. Mi risero in faccia, come per dire: guardate questa strana cieca non vedente. Ma io dico: ok che sono non vedente, però, cioè, che poi all'inizio non parlavo nemmeno con nessuno perché ero timidissima, ve lo giuro. E poi con il tempo, appunto, che poi dopo ne parlerò, sono riuscita a comunque imparare ad essere un po' più aperta, ecco. Comunque dicevo che, appunto, mi presero in giro, tutto così, cioè tipo le cantilene. Però all'inizio stavo sempre zitta, non dicevo niente a mia nonna, cioè, perché a quel momento c'era mia nonna, no? Non c'erano i miei genitori, perché mia mamma era a Singapore, poi mio padre era... era qui in Italia a lavorare. Quindi dicevo che, appunto, poi la prof veramente, cioè la mia ex maestra dell'elementare, non ne parliamo. Cioè la mia ex prof di sostegno non mi difendeva nemmeno, cioè nel senso che non mi dava mai quasi le attenzioni che avevo proprio bisogno. Però col tempo sono riuscita a superare questo. Allora, vi racconto un po' cosa mi facevano. La prima elementare, vabbè, il primo giorno dall'ultimo giorno della scuola mi facevano sempre degli scherzi, oppure mi picchiavano i miei ex amici, diciamo. E appunto mi picchiavano, mi rubavano le 5 monete che dovevo usare per comprare da mangiare, no? E quindi sono rimasta senza mangiare. E, cioè, quando ero a scuola, sì, ero rimasta senza mangiare. Quindi ero con la gola secca proprio, avevo solo una gomma da masticare che avevo preso avevo preso nella cantina. Noi la chiamiamo cantina, il piccolo negozio che organizziamo tutto noi, che poi farò una spiegazione meglio, farò un video dedicato a questo argomento della cultura filippina. Lo so che per la prima volta ho già detto un po' di cose, però poi la seconda volta voglio farvelo. A parte questo passiamo alle elementari. Infatti vi stavo parlando di questo. E niente, poi il secondo anno, insomma, mi era passata la voglia di andare a scuola, non mi andava più, però cioè, a volte saltavo scuola,
come per dire, ma nonna, non c'ho voglia di andare a scuola, se no i miei compagni mi prenderebbero in giro. E a volte mia nonna mi incoraggiava, cioè, nel senso, dai, princess, cioè, sì, dai, princess, che dai, che supererai anche questo, ecco, dicevamo. Sì, a parte questo mi chiedono sempre, ma il tuo nome è vero, è Princess? Sì, il mio vero nome è Princess. Quindi vabbè, ok, non andiamo proprio, non dilunghiamoci troppo. Appunto, questo è il secondo anno, proprio il peggior anno della mia vita, perché appunto una volta a scuola due miei ex compagni dell'elementare, proprio nelle Filippine, mi avevano portato in un posto dietro tipo la scuola. Avete presente una specie di giardino? Ecco, e lì avevano iniziato a picchiarmi, continuare a darmi calci, a darmi le sberle. Insomma, ero in una situazione molto brutta, cioè, insomma, più che altro una situazione peggiore. Ma più che altro, vabbè, lo sto raccontando col sorriso, perché ormai sto meglio, ragazzi, io sto bene, questa volta passato proprio, pum. Il terzo anno, quarto, quinto, è continuato così in pratica, ho passato gli ultimi 3 anni infernali, fino all'ultimo giorno della quinta elementare proprio mi hanno scritto un biglietto come per dire, tu dovresti morire perché tanto non vali, ecco. E dopo questo avevo strappato il biglietto e per un mese ero stata per un mese avevo uno stato d'animo strano, non avevo voglia di parlare con nemmeno con i miei cugini, perché veramente, cioè, un po' mi prendevano in giro, perché già perché già appunto mi prendevano pure in giro loro e lasciate stare. Comunque, dicevo che appunto ho passato 3 anni, gli ultimi 3 anni di elementare così, dal primo all'ultimo anno, cioè veramente è una cosa strana. Allora, poi quando avevo 10 anni, sono passati insomma 3 anni. E vabbè, smise di andare a scuola perché, sapete, cioè, non perché anche lì non avevo più voglia di appunto di andare a scuola. Cioè, sono stata chiusa in casa così. Poi vabbè, ormai avevo letto un libro che si chiama Ama te stessa, non ama, aspetta, ama te stessa, perché sto traducendo in italiano, perché era un libro filippino che mi ha veramente insegnato delle cose per diventare forti. Sia te stessa e ama te stessa, ecco. Appunto mi ha insegnato di essere aperta, non più timida come sempre, cioè ho imparato un sacco di cose, come per esempio ignorare il giudizio degli altri. Soprattutto anche la mia famiglia mi ha insegnato una cosa, che non devi pregiudicare, cioè nel senso che non devi giudicare una persona prima che, cioè, poi non la conosci, devi conoscerle prima di come si chiama, di
di giudicare le persone, cioè prima di giudicare le persone devi conoscerle, ecco. Quindi sono molto contenta della mia famiglia, vabbè, anche loro sono molto contenti di me, tipo le persone che sono attorno a me, mia nonna. Sto facendo questo vlog per questo video prepartenza, insomma, per raccontarvi. Mi ha insegnato anche ad amare, perché non volevo vedere nessuno dei miei compagni, perché ovviamente, cioè dei miei ex compagni, perché ovviamente loro, vabbè, comunque ho imparato a essere me stessa, ho amato me stessa, perché dice anche nella terza pagina, si ripete, insomma, sia te stessa e devi voler bene a te stessa per il tuo bene e sia felice. Ecco, ho imparato a sorridere perché ridevo soltanto forzata, a 10 anni un po' meno. A 11 anni finalmente il mio inferno era passato, perché appunto mio papà mi ha preso, sono stata a viaggiare per aereo, però purtroppo mia sorella non l'ho visto, però a parte questo, vabbè. Sono stata qui in Italia e ora sto bene, sto meglio col sorriso, ve lo racconto così. Allora, i consigli che vi do sono: 1, ignoratevelo. Ah, e poi una cosa che ho imparato a sia te stessa ma te stessa è: bisogna riferire ai genitori o a qualcuno che ti fidi, a qualcuno proprio che ti fidi tantissimo. Bisogna dire queste cose, perché non bisogna trattenere le cose che proprio quando hai bisogno, cioè quando hai bisogno devi proprio dire le cose, perché sennò si formerebbe uno dei pesi, ecco, dei pesi più grandi della tua vita. E 2, ecco, vi voglio raccontare questa esperienza. Allora, non avevo raccontato all'inizio a mia nonna, ecco, come avevo già detto prima, e quindi avevo vissuto pure un'esperienza così, una cosa così. Quindi sono stata lì e ho vissuto il momento più brutto della mia vita, perché è stato pesante. Ho passato mesi a piangere e a non so, ero cioè poi ci sono state anche dei mesi che sono stata con degli sbalzi d'umore, cambio di stato d'animo, star male, cioè insomma. E sono stata lì a pentirmi perché non ho detto questo a mia nonna, così, cos'è. Quindi bisogna dire le cose prima che voi, prima di stare male, bisogna dire queste cose, così stai, cioè poi stai meglio. Poi state meglio, ragazzi e ragazze, state proprio bene, con forza dovete dire le cose e con coraggio. Però a volte capita di non voler dire le cose perché magari si arrabbieranno, no? E quindi dovete dire le cose, dovete assolutamente stare tranquilli. Lo so che a volte si arrabbieranno, però dai, cioè. E 3, chiedete scusa. Prima di dire le cose, faccio un esempio. Mamma, ti devo chiedere scusa. Voglio dirti tutto quello che sento. Voglio riferire a tutti i miei compagni di classe, cioè voglio dire le cose che anzi voglio riferire a te quelle cose che mi facevano i miei compagni di classe, insomma riferire e dire. Ammetto che sono stata male, eccetera eccetera.
appunto ho passato anche una cosa, una notte in camera che ho passato anche, anzi, non una notte, anzi tante notti in camera che mia nonna mi ha visto piangere per tante volte. Dico, no nonna, io ho guardato solo un film che fa piangere, ma in realtà cioè io stavo malissimo. Cioè, sono stata male per tanto tempo, però poi adesso sto meglio, come avevo già detto, sempre. Sorridete. Non c'è bisogno di ridere forzati. E poi, insomma, le medie sono stata bene perché sono stata con dei compagni veramente... che sono ottimi compagni di classe, nonostante siano... non siano più i miei compagni, però sono comunque i miei amici. Che io li saluto qui, comunque vi ringraziare anche loro per avermi aiutato moltissimo. Nei momenti più difficili. E niente, questa è la mia storia dell'elementare. E poi farò anche un video dei miei 15 anni, a volte dei momenti che passo. Quindi spero che questo video vi sia stato di grande aiuto. Se così, per favore mettete un pollicione in su, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e attivatela per essere sempre aggiornati e per avere sempre le notifiche per i miei prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo video. E Samira vi saluta con tanto amore. Ciao a tutti.